Per l'avvio, per l'inizio delle coppe europee per quanto riguarda le formazioni italiane, vedete la panchina giallorossa con il tecnico Ottavio Bianchi. Vediamo subito lo schieramento della formazione italiana che prevede Cervone, poi Nela libero, De Marchi, Aldair in posizione di marcatori, un centrocampo formato da Piacentini, Di Mauro, Bonaccini e Carboni sulla sinistra, quindi Ester e Giannini in qualità di rifinitori o perlomeno di centrocampisti a sostegno dell'unica punta che è Rizzitelli. Questo per quanto riguarda la formazione della Roma, che ha dato il calcio d'avvio in questo momento, partita che è iniziata con Giannini che ha operato il passaggio sulla destra a beneficio di Piacentini. C'è un retropassaggio mentre parte velocissima la formazione sovietica, era andata a finire in posizione di fuorigioco Karniev, per cui passiamo alla lettura della formazione sovietica che ha tra i pali Karin, quindi con il numero 2 Kuznetsov, con il numero 3 Kolatkin, con il numero 4 il libero Bistrov, quindi Fokin con il numero 5, con il numero 6 Kolesnikov, questa è la novità, con il numero 7 Karniev, con il numero 8 Brashin, con il numero 9 Sergiev, poi Tatarchuk e con il numero 11 Galliamin. L'arbitro è una vecchia conoscenza del calcio italiano, si tratta del signor Carlson svedese, colui che aveva diretto la partita tra Marsiglia e Milan dello scorso anno, aveva diretto anche la Roma in Coppa UEFA nella vittoriosa impresa di Bordeaux, successo per 2-0 per i giallorossi. La partita è iniziata esattamente da un minuto, risultato di 0-0, vediamo un pochino quello che è lo schieramento delle formazioni. Ci pare di vedere in queste battute iniziali una Roma prudente ma non troppo, che affida a Giannini il compito di sostenere l'unica punta che è Rizzitelli. Tentativo d'attacco ora da parte dei sovietici, si lotta stranamente con Piacentini che ha cercato di contrastare il giocatore Tatarchuk e intervento del direttore di gara che segna il primo calcio di punizione della partita a favore del CSKA. Cervone che prende posizione. Ecco Ottavio Bianchi, pensieroso ma abbastanza rilassato in queste battute iniziali. Non c'è il tutto esaurito come avevano previsto i colleghi sovietici, uno stadio che può contenere circa 90.000 spettatori. Colpo di testa di Rizzitelli, palla che è stata messa fuori e cannonata alta del numero 11 Galliamin, che a dispetto del numero gioca in posizione di esterno destro, di laterale difensivo destro. Sì, questa è la soluzione, almeno il cambiamento tattico. Anche l'allenatore la squadra sovietica sembrerebbe, intanto rivediamo la palla colpita di controbalzo ma leggermente lontano, dentro il colpo indietro e alta, sembrerebbe aver assunto anche lui un atteggiamento non troppo spregiudicato, almeno in questo senso, togliendo anzi uno dei più interessanti dei loro giocatori. Vedremo comunque sostanzialmente nel proseguo della partita se questo veramente inciderà. Con la formazione del CSKA che avanza, ancora Kuznetsov. Kuznetsov nuovamente prova a duettare con Tatarchuk, arriva in buona posizione, Kuznetsov, tiro! E manca un gol quasi fatto. Questo giocatore che, ricordiamo, a dispetto del numero 2 è anche il capocannoniere della sua squadra con 11 gol in campionato, meglio così. Beh, sicuramente è stata una squadra stupenda, però un 1-2 doppio, raddoppiato, vedete come entra centralmente poi. 1-2 molto preciso, fortunatamente sull'ultimo contatto la palla rimbalza, vedete, allora non riesce a colpire perfettamente, è andato di interno per cercare la precisione più che la forza, fortunatamente non l'ha trovata. Direi che la Roma però ha qualche problemino dietro ancora nell'impostazione delle marcature. Aldair sta seguendo Kornaev con il numero 7, Bonaccini, Tatarchuk, però viene spesso risucchiato fuori zona, quindi lascia abbastanza la difesa, magari non dico sguarnita, ma abbastanza aperta. È un centrocampista aggiunto, mentre vedete Bianchi che invita i suoi giocatori a destreggiarsi maggiormente, a giocare di più la palla. Colpo di testa di Fokin, poi Brashin, Bonaccini, ancora Brashin alle prese con Piacentini, Bonaccini, l'ultimo tocco probabilmente è del giocatore giallorosso, anzi addirittura l'arbitro assegna un calcio di punizione. È una situazione abbastanza precaria, mentre Ester prova ad andarsene, ha servito Rizzitelli, buona opportunità per il contropiede, tre giocatori contro due, Giannini, sbilanciato eccessivamente la formazione sovietica, Bonaccini ha permesso, ecco Rizzitelli che va al tiro, bella conclusione di Rizzitelli proprio tra le braccia del portiere, prima opportunità per la Roma al 17°. È veramente una bella azione, manovrata in velocità e conclusa, anche poteva forse essere conclusa con un po' più di fortuna, se solo riesce ad angolare questo colpo di testa, non era semplicissimo perché arrivava da fuori, era anche abbastanza lontano.
Entriamo in collegamento dallo studio di Milano, c'è interruzione sul collegamento audio internazionale, riprendiamo qui la telecronaca quindi da studio. È il CSKA che manovra il pallone con Bistroff. In avanti per il numero 9 Sergiev, all'indietro. Apertura splendida a trovare dalla parte opposta del campo Gallianin, che si era spinto in propulsione offensiva. Inquadrata anche la panchina della Roma con Mascetti e Ottavio Bianchi. Una Roma che sta disputando una buona partita dal punto di vista tattico, gioca saggiamente coperta. Risultato sempre di 0-0 tra CSKA di Mosca e Roma allo stadio Lenin di Mosca. Battuta di Hessler, tenta lo stacco di Mauro, mette fuori la difesa, poi è Sergiev che cerca di servire Tatarchuk, c'è il fallo di Tatarchuk su Piacentini, calcio di punizione per la Roma. 41esimo, 4 secondi, 5 in questo istante. Finisce il tempo con la Roma in contropiede in questo momento, fischio finale. 0-0 al termine del primo tempo tra CSKA di Mosca e Roma, mentre la panchina della Roma chiama probabilmente un cambio, vediamo cosa succede. Ora il CSKA di Mosca che controlla l'infortunato a terra Kolevnikov, vedete si è scontrato abbastanza duramente con Carboni. Primo tempo che comunque termina con le due squadre sullo 0-0. La linea ora alla regia, a seguire studio aperto, noi ci risentiamo per il secondo tempo. Dove vi stanno arrivando le immagini di CSKA Mosca-Roma, primo impegno per la squadra giallorossa in Coppa delle Coppe 91-92. Dallo studio Maurizio Pistocchi che commenta per voi questa partita, c'è subito il CSKA in avanti, lo stacco imperioso di Sergiev, ora attacca di nuovo il CSKA con Broshin. Poi è Hessler che ruba palla e si invola sulla fascia destra. Sovrapposizione di Di Mauro. Giannini. Tentativo di servire Rizzitelli e c'è il gol! Roma in vantaggio! Roma in vantaggio per un autogol! Autogol del centrale della difesa del CSKA di Mosca. Мяч забил Джузеппе Джанини, номер 10. Autogol e quindi Roma in vantaggio al primo minuto, prima azione sfortunato, autogol di Fokin. Tentativo di servire in avanti Rizzitelli da parte di Giannini, vedete si tuffa Fokin nel tentativo di intercettare, mette la palla alle spalle dell'esterrefatto Karin. Ed ora per Sadirin è sicuramente più dura, il tecnico del CSKA di Mosca. Roma in vantaggio sul campo dello stadio Lenin. Calcio di punizione per il CSKA ai 20 metri, posizione centrale, Cervone che dispone la barriera. C'è anche Rizzitelli a far parte del muro difensivo giallo-rosso. Pallone centrale, vedremo chi tirerà. C'è Tatarchuk sul pallone, il suo destro. Deviazione della barriera, palla che sta per terminare sul fondo, la intercetta Cervone ed evita l'angolo. Mentre rivediamo questo calcio di punizione calciato non da Tatarchuk ma da Kuznetsov. Torniamo in collegamento con lo stadio Lenin, c'è un gran tiro, opportunità e c'è il gol del pareggio per il CSKA. Ha pareggiato Broshin, ci pare, esulta naturalmente Sadirin. Pareggio del CSKA all'ottavo minuto di gioco. Rivediamo l'autore del gol, c'è il lancio di il gran tiro di Tatarchuk respinto dal portiere ed è Sergiev che segna il gol dell'1-1. Sergiev
segna il gol dell'1-1, gran bomba di Tatarchuk, anticipa tutti Sergeev ed è 1-1 all'ottavo minuto del secondo tempo. Sergeev per il CSKA risponde all'autogol di Fokin che aveva portato in vantaggio la Roma al primo minuto. Probabilmente Carlson ha spostato anche un po' il pallone, c'è Esler sul pallone 20 metri circa dalla rete di Karin. Vedremo chi andrà al tiro. Chi arretrato ci sembra Carboni, dispone di un gran sinistro, respinge infatti Karin il tiro di Sabino Noela. Poi c'è Esler da destra, colpisce male, palla non colpita piena, un po' esterna. Rizzitelli Esler, bel dribbling del tedesco Garzia. Esler, gran palla in piena area, opportunità per la Roma, grandissima opportunità, peccato per Bonacina, è stato molto bravo Karin, gran palla in verticale di Hessler per lo scatto di Bonacina e grande opportunità per i giallorossi per passare in vantaggio. Sentiamo comunque in linea nuovamente Bruno Longhi e Roberto Bettega da Mosca, la linea torna quindi allo stadio Lenin di Mosca a Bruno Longhi e Roberto Bettega. Bene ragazzi, 24esimo minuto, speriamo che la ricezione sia buona, 24esimo minuto, 1-1, avete ovviamente visto e sentito tutto quanto con il commento di Maurizio Pistocchi, si prosegue su questo risultato scaturito in virtù dell'autogol di Fokin e poi del pareggio realizzato da Sergeev al settimo minuto. È una partita che sicuramente è decollata nella ripresa, mentre vediamo questa situazione favorevolissima alla formazione di casa con Tatarchuk inspiegabilmente libero che sbaglia comunque la conclusione. Ci fermiamo per alcuni istanti. Il rilancio del portiere giallo rosso, palla che viene sparata nella tre quarti campo, palla molto buona per Rizzitelli che dribbla il portiere, attenzione, del gol! Gol di Rizzitelli, grande freddezza da parte del centro attacco giallo rosso che ha usufruito di un impaccio della difesa avversaria e con grande freddezza, direi anche grande classe, è riuscito a mettere il pallone in fondo al sacco. Si poteva forse sbagliare Roberto battendo subito con fretta e invece è stato bravissimo Rizzitelli a portare in vantaggio la Roma, 2-1. Io direi che è una Roma senz'altro premiata da determinate situazioni, però Rizzitelli giustamente vedete come guarda, visto il portiere in uscita, è sempre a mezza strada questo portiere, non è una decisione certa, poi cerca anche un pochettino le gambe ma non riesce a prenderlo e per Rizzitelli è in gioco a questo punto metterlo dentro, direi che la Roma a questo punto mette una grossa ipoteca. Bene, noi ci fermiamo ancora per qualche istante sul 2-1 per la Roma. Un portiere che era già all'altezza della situazione a 16 anni allora che giocava nella Torpedo. Vediamo questa conclusione di Tatarchuk, la conclusione è davvero potente, un diagonale che finisce di poco lato e per noi qualche istante di pausa. Lo quarto corner per la formazione di casa, controlliamo il cronometro, 2 minuti al termine, Roma sempre in vantaggio per 2-1, ricordiamo primo gol in avvio di ripresa per la Roma con autogol di Fokin, pareggio di Sergeev al settimo e poi Rizzitelli al 28esimo. Palla che tira in area, Aldair, palla sul palo, si salva la Roma per il rotto della cuffia su questa conclusione di Dimitriev proprio sotto misura, c'è stato anche un compagno che non è riuscito a mettere in gol una palla direi molto molto invitante. Poi il successo dei giallorossi a Bordeaux per 2-0, così un arbitro che dice bene alla formazione di Bianchi. Il rilancio di Nela e l'arbitro dice che è finita, la Roma dunque passa a Mosca, vince per 2-1, ribadisco ancora, pochi in autogol, per cui 1-0 per la Roma al 46esimo minuto, al settimo del secondo tempo Sergeev 1-1, il gol della vittoria firmato al 28esimo da Rizzitelli, un brevissimo commento da parte di Roberto Bettega. Ma direi che la Roma si è comportata molto bene, con molta maturità, ha passato il suo primo sbandamento e poi direi che ha controllato abbastanza degli avversari che hanno denunciato nel finale quella scarsezza di fantasia o soprattutto una ripresività di schemi che l'hanno agevolata. Bene, ribadisco ancora, lo stadio Lenin di Mosca, Roma batte CSKA
fa per 2-1 da Bruno Longhi. Roberto Vecchio, grazie per l'attenzione e la linea torna.